Buongiorno e benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione giorno, tanti temi che affronteremo nel telegiornale di oggi a partire dallo sciopero nazionale che ha coinvolto questo venerdì 17 a Milano, sono state bloccate tre metropolitane e poi tanta cronaca, da un tentato omicidio a Milano a un sequestro di beni per il valore di circa 3 milioni ad una coppia di anziani e poi l'avvistamento di un lupo tra le case in Borgo a Pavia. Iniziamo così. E allora, come vi anticipavo all'apertura del nostro telegiornale, oggi è venerdì 17, un venerdì nero per la città di Milano e non solo, perché è uno sciopero nazionale, nella fattispecie a Milano tre metropolitane questa mattina non hanno svolto il loro servizio, ma andiamo a collegarci proprio in diretta da Milano, da Giovanni Migone De Amicis che sta seguendo per noi lo sciopero di oggi. Com'è la situazione, Giovanni? Sì, buongiorno Giusy da Milano, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. La situazione è abbastanza stabile, nel senso che da questa mattina alle 8.45 tre metropolitane su cinque hanno chiuso i loro cancelli, lasciando fuori ovviamente numerosi milanesi che volevano viaggiare, volevano prendere i mezzi ma non hanno potuto farlo. Si tratta nello specifico della M1, della M2 e della M3, quindi la rossa, la verde e la gialla, e anche i trasporti di superficie hanno risentito duramente dell'agitazione. Agitazione che è stata proclamata oggi a livello nazionale dall'Unione Sindacale di Base del Lavoro Privato e dai COBAS, e che appunto ha portato a queste chiusure in mattinata. Hanno continuato invece a circolare le linee della metropolitana blu e lilla, la M4 e la M5, che per inciso sono quelle che viaggiano tra l'altro senza conducente, quelle interamente automatiche. Come si svilupperà la giornata? Indicativamente la circolazione dovrebbe riprendere per quella che è la cosiddetta fascia di garanzia alle ore 15 per interrompersi nuovamente, e lì dovremo vedere quali saranno i gradi di partecipazione e di adesione allo sciopero, dovrebbe interrompersi nuovamente alle ore 18 fino alla fine del servizio. Un'agitazione che i sindacati hanno proclamato per diversi motivi, innanzitutto il tema dei costi dell'energia, delle materie prime, le tariffe dei servizi giudicate eccessive e per i prezzi dei beni primari e dei combustibili, ma tra le motivazioni ha trovato spazio anche quella che potremmo definire la politica internazionale, perché i sindacati si sono schierati contro l'invio di armi in Ucraina e per il blocco delle spese militari. E poi, infine, come spesso accade in queste situazioni, le rivendicazioni salariali e per quanto riguarda invece la sicurezza sul lavoro, tema quest'ultimo quanto mai di attualità viste le numerose aggressioni che anche noi vi abbiamo raccontato nel corso dei nostri telegiornali negli ultimi mesi. Non solo ATM, anche Trenord in teoria è coinvolta da questa agitazione, anche se sul sito della società non si sono registrate particolari criticità. In questo momento va ricordato che per quanto riguarda appunto il sistema delle ferrovie regionali l'agitazione riguarderebbe non l'intero comparto ma solo quei convogli che viaggiano sulle infrastrutture di Ferrovie Nord, e dunque i treni che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cardorna da e per Saronno, Seveso, Canzo, Novara, Como e Varese. Quindi linee urbane, suburbane e ovviamente regionali. Noi ovviamente vi daremo conto anche di come evolverà la situazione nelle prossime ore. Per il momento quello che possiamo dire è che ovviamente c'è stato un aumento del traffico privato di automobili e scooter sulle strade cittadine, e anche il sistema di superficie ovviamente è andato un po' in tilt. Vi aggiorneremo ovviamente nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. La linea in studio. Grazie mille Giovanni, torneremo a collegarci tra poco con te. Adesso apriamo una lunga pagina dedicata alla cronaca a partire da un incidente stradale nella strada provinciale di Ozero, dove c'è stato un morto per un frontale. Il punto nel servizio.
Nella serata di giovedì un gravissimo incidente è avvenuto sulla strada provinciale 183 a Ozero, uno scontro frontale violentissimo tra due auto che sono andate distrutte nella parte frontale. Un uomo è deceduto e una donna è stata trasportata in elicottero al San Carlo di Milano in codice rosso e in condizioni gravissime. Un evento, quello della serata di giovedì, che riporta ancora una volta in primo piano la sicurezza sulle strade nell'Abbiatense, in particolare le richieste venute da più parti, in particolare dai sindaci dei comuni che chiedono a Città Metropolitana la messa in sicurezza delle strade. Si parla da tempo della creazione di rotonde, ma queste attendono ancora il via libera e i progetti. Erano quasi le 20 quando è scattato l'allarme dalla centrale operativa delle emergenze e urgenze. Sono state inviate sul posto un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri di Abbiategrasso, che hanno effettuato tutti i rilievi del sinistro per far luce sul tremendo incidente, insieme ai vigili del fuoco di Milano. La violenza dell'urto è stata tremenda, teatro della tragedia, una provinciale, come detto, già nota per altri episodi di grave intensità. I sanitari arrivati sul luogo dell'impatto hanno potuto notare la gravità della situazione. Per una persona non c'è stato più nulla da fare, è deceduta per i forti traumi subiti. Un'altra è stata stabilizzata e portata in ospedale in elicottero. Ora si trova ancora in condizioni gravi al San Carlo di Milano. Ha accoltellato un vicino di casa al culmine di una lite per motivi condominiali in piena notte. La vittima, secondo quanto si apprende, non è in pericolo di vita. È successo a Milano in via Romilli, in zona Brenta Corvetto, intorno alle 2:20 della notte tra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile, avvisati tramite la segnalazione di una lite violenta nelle scale dell'edificio. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato la vittima nell'androne del piano terra, disteso a terra con una vistosa ferita da arma da taglio all'addome. Si tratta di un marocchino di 32 anni, incensurato e regolare in Italia. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato all'Humanitas di Rozzano, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri hanno compiuto immediatamente immagini identificando l'aggressore. Si tratta di un 44enne filippino, anche lui incensurato a sua volta, ed è stato portato al pronto soccorso del Policlinico di Milano per una lieve ferita lacero-contusa riportata durante la lite. Non appena sarà dimesso verrà portato a San Vittore in stato d'arresto per tentato omicidio. E come vi anticipavo durante l'apertura del nostro telegiornale, è stato avvistato un lupo a Pavia tra le case in borgo. Andiamo subito in diretta da Mario Fortunato, che si trova proprio nel luogo dove è stato avvistato il lupo. Allora, c'è paura molto probabilmente tra i residenti, Mario? Sì, Giusy, possiamo dire ormai che il borgo è diventato una riserva naturale dopo le segnalazioni dei cinghiali dei mesi scorsi. Adesso il lupo, una fotografia che ci è stata inviata nella serata di ieri, che è stata scattata due giorni prima intorno all'ora di cena alle 20:30, lo stiamo vedendo adesso, che ha catturato questo lupo, un fenomeno totalmente insolito evidentemente per questa zona. Un tempo, fino a fine 800, era presente sia nel Pavese che in Lomellina il lupo, poi cambiando, mutando il contesto, è sicuramente strano vederlo tra le abitazioni. È stato fotografato ma anche ripreso da una telecamera di sorveglianza che abbiamo potuto vedere di un'abitazione qui della zona. Noi ci troviamo dall'altro lato rispetto al fiume Gravellone, quella che è Cascina Leona, dove erano stati trovati i cinghiali, a pochi metri di distanza da noi, dove un tempo sorgeva il campo di calcio degli Aquilotti, adesso stanno costruendo nuove palazzine. È stato avvistato questo lupo. Un signore ci ha riferito, tra l'altro, che i suoi parenti in macchina, tornando a casa, lo hanno visto, lo hanno seguito con le luci, lo hanno quasi scortato fino al ponticello che si trova a pochi metri da qui. Sì, c'è paura, c'è un po' anche di curiosità. E allora noi abbiamo anche interpellato una naturalista per capire cosa fare, quali sono i pericoli. Ci ha detto innanzitutto che questi lupi sono attirati, evidentemente, come tutti gli animali, dal cibo, quindi fare attenzione all'esposizione dei rifiuti, ovviamente non avvicinarsi, non dargli da mangiare. Per quel che riguarda i pericoli, diciamo che il lupo è elusivo, solitamente si allontana.
L'unica cosa a cui prestare attenzione è non lasciare i cani in cortile da soli. Questo è diciamo, l'accorgimento che ci ha suggerito la naturalista che abbiamo interpellato, sorpresa dalla fotografia che gli abbiamo mostrato, anche ella molto stupita. E diciamo che la presenza dell'area verde di un fiume come il Gravellone, anche di molti animali come i cinghiali di cui il lupo si alimenta e non solo, ha attirato dalle colline. Diverse sulle motivazioni, in realtà poi qualcuno sostiene anche il fenomeno del bracconaggio, inoltre poi sulle colline abbia influito ulteriormente, spinto questi lupi a scendere fino in pianura. Di sicuro qui a Pavia, tra le case, in un quartiere che è a 10 minuti a piedi dal centro della città, un avvistamento del genere non si ricorda da tantissimi anni. Ovviamente noi abbiamo fatto un giro per il quartiere, abbiamo intervistato alcuni residenti, la naturalista di cui parlavamo, e allora nella prossima edizione del telegiornale un ampio spazio a questa notizia che sta facendo molto discutere qui in Borgo Ticino, ma non solo. Giusy, a te la linea. Grazie mille Mario, anche con te ci ricollegheremo tra poco. Noi continuiamo con la cronaca perché questa mattina la Polizia di Milano ha dato esecuzione a due decreti di sequestro che hanno fatto scattare i sigilli per un appartamento nel centro di Milano, due case indipendenti nel vicino comune di Bollate e un'abitazione a Torino per un valore totale approssimativo stimato di circa 3 milioni di euro. Le indagini della Divisione Anticrimine della Questura hanno permesso di accertare che tutti i beni erano riconducibili a una coppia di italiani, entrambi settantenni, che sulla carta erano quasi nullatenenti. L'uomo, sottolineano da Via Fatebene Fratelli, in una nota si è reso protagonista di reati di vario genere, tra i quali furti, rapine, ricettazione, riciclaggio, associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, sin dalla giovane età. Lei invece vanta un percorso criminale durante il quale, tramite una sua società, ha ricettato monili e oggetti preziosi provenienti dall'attività delinquenziale poste in essere da appartenenti dei vari gruppi criminali connessi da legami familiari. Cambiamo argomento. Ieri è stata imbrattata la sede della CISL, una delle sedi della CISL di Milano. Il blitz è stato poi rivendicato dal movimento Novax. Vediamo. Traditori dei lavoratori e ancora sindacati nazisti. Sono apparse queste scritte nella notte tra mercoledì e giovedì nella sede della CISL Milano di zona Bicocca, in via San Glicerio, angolo Via Nota. A rivendicare l'atto vandalico è il movimento Novax, come testimonia anche il disegno della W cerchiata, che sarebbe il simbolo associato al movimento. Un atto vile, così commenta il segretario generale CISL Milano Metropoli, Carlo Gerla. Questa notte i muri esterni della sede della CISL nella zona di Bicocca sono stati imbrattati da ignoti con scritte verso ingiuriose, scritte ingiuriose verso i sindacati. Siamo stati bollati come nazisti, come traditori dei lavoratori. E io dico che è un atto così vile che si commenta da sé, e devo dire che da qualche tempo però nelle nostre sedi, anche in altre realtà della Lombardia, sono oggetto di atti di vandalismo. Ovviamente, sia chiaro, noi non ci facciamo intimorire e continueremo a svolgere la nostra azione sul territorio, nelle aziende, per la tutela dei lavoratori, dei pensionati, per chi cerca lavoro e dalle fasce deboli della popolazione. È un momento difficile, dal punto di vista economico e sociale, e c'è ancora più bisogno di sindacato, di coesione sociale. E questa è la fiducia che ci accordano anche i nostri 183.000 iscritti nella nostra organizzazione dell'area chiaramente metropolitana. Io vorrei fare un abbraccio, sono molto vicino alle colleghe, ai colleghi che nonostante tutto questa mattina hanno
hanno continuato praticamente a lavorare presso la nostra sede. E adesso, come promesso, torniamo a collegarci in diretta dal nostro inviato Giovanni Migone De Amicis, dove si trova davanti a Palazzo Marino, proprio perché oggi pomeriggio è previsto un ennesimo presidio da parte degli anarchici in solidarietà ad Alfredo Cospito. Allora raccontaci tutto, Giovanni. Sì, esattamente, dopo le manifestazioni delle scorse settimane che vi abbiamo raccontato, quella in stazione centrale, così come quella che riguardava invece l'area dei Navigli tra Porta Romana e la Darsena, torna a riunirsi la Galassia Anarchica a Milano a supporto di Alfredo Cospito, il 55enne esponente della Federazione Anarchica Informale, che oggi si trova in regime di 41 bis nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano e che è in sciopero della fame da ormai quasi 4 mesi. E dunque l'attenzione su Piazza della Scala, sulla piazza in cui ci troviamo in questo momento, è altissima. Ancora non si vedono particolari segni di presenza di polizia, di camionette, ma siamo abbastanza certi si presenteranno qui. L'appuntamento è previsto per le 16 di questo pomeriggio e è ovviamente l'attenzione altissima, soprattutto dopo l'ultima manifestazione, quella che appunto ha coinvolto la zona di Porta Romana e della Darsena, appunto viale Sabotino, viale Bligny, dove i manifestanti hanno di fatto devastato e messo a ferro e fuoco la zona con scontri con la polizia e arredo urbano, vetrine, macchine distrutte o danneggiate. Da questo punto di vista, ovviamente, quindi prefettura e questura monitoreranno sicuramente l'area, anche se va detto ci sono alcuni fattori che potrebbero ridurre appunto i rischi per quanto riguarda la situazione di oggi. Da un lato sono le stesse condizioni sanitarie di Cospito, che da lunedì avrebbe ricominciato a assumere integratori, aver mangiato 2 yogurt. Secondo quello che trapela da fonti giudiziarie, le sue condizioni sarebbero dunque in miglioramento, anche se i siti web di Area Anarchica invece parlano di un peggioramento e di un rigetto di questi integratori e appunto degli yogurt. I manifestanti e ovviamente diciamo che le condizioni di Cospito, sanitarie di Cospito, saranno anche un po' un termometro per quanto riguarda la piazza. Piazza che si riunisce non solo per chiedere come sempre la fine del regime di carcere duro per il loro compagno anarchico, ma anche per chiedere che venga evitato il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio. Dall'altra parte, l'altro fattore che potrebbe ridurre i rischi è quella che dovrebbe essere, i condizionali sono assolutamente d'obbligo, l'assenza di frange, soprattutto quelle più, diciamo, rabbiose, che provengono da Piemonte e Trentino, delle frange più rabbiose del movimento e della Galassia Anarchica. Oggi dovrebbe trattarsi di una piazza quasi esclusivamente milanese, per questo in linea assolutamente teorica e con tutti i condizionali del caso si temono meno rischi di scontri e di danneggiamenti e quindi non si dovrebbero ripetere in teoria scene come quelle appunto viste lungo i Navigli, scene che ha stigmatizzato nelle scorse ore anche il neo rieletto governatore e presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha sottolineato come Milano non possa più tollerare questi delinquenti. Ovviamente noi alle 4 verremo qui a cercare di monitorare la situazione e ovviamente nel corso delle prossime edizioni del telegiornale vi daremo conto di quello che accadrà. Per il momento da Piazza della Scala è tutto, Giusy, a te la linea. Grazie mille Giovanni, esatto, noi seguiremo oggi pomeriggio il presidio. Noi adesso cambiamo però argomento, perché la Fondazione Arca potenzia il suo servizio per i senza tetto grazie ai loro food truck. Vediamo. Zuppe, bevande calde, tè e cioccolata e poi bottigliette d'acqua, cioccolatini, panini e snack, la cucina mobile di Progetto Arca, inaugurata nel novembre del 2020, estende il suo servizio e diventa attiva sia di giorno che di notte per fornire pasti caldi ai senza dimora che non hanno un riparo. Si partirà lunedì con il food truck posizionato in via Cagni, pronto a fornire un sostegno alimentare ai richiedenti asilo che attendono l'appuntamento presso la sede della questura, e poi da martedì alla domenica la cucina mobile sarà attiva tutti i giorni, muovendosi in maniera itinerante nelle zone dove si è registrata una maggiore necessità. Il servizio si aggiunge così alle 720 cene calde con altrettante colazioni distribuite ogni settimana in città dalla cucina mobile. L'idea è nata sempre dai volontari che sono sul campo tutti
tutti i giorni, tutte le sere, e si sono immaginati di notte, senza dimora, che si alza, che ha freddo, i bar sono chiusi, non sa dove andare, e la mattina, la colazione, la cioccolata, il tè. E abbiamo fatto una prima sperimentazione, abbiamo visto che è graditissima questo intervento, e allora abbiamo iniziato a strutturarla, soprattutto adesso per il periodo freddo, e poi capiamo se possiamo proseguire, perché soprattutto la mattina al risveglio delle persone è di grande utilità. Il servizio della cucina mobile consiste nella consegna in strada di pasti cucinati e caldi grazie al supporto di uno speciale food truck dotato di forni e bollitori a bordo. La cucina mobile si affianca al lavoro delle unità di strada, i gruppi di operatori e volontari che ogni sera, in coordinamento con il comune e le altre associazioni di volontariato, portano anche beni di prima necessità. Il lavoro delle unità mobili, come quelle di Progetto Arca, è un lavoro capillare, costante, che tutti i giorni avvicina le persone, prova ad agganciarle, e l'obiettivo ovviamente è portarle nei nostri centri. Noi durante questo piano freddo abbiamo accolto già 800 persone, che si aggiungono alle 1000 accolte tutto l'anno nei posti ordinari, 800 persone, e di queste 800, 500 sono nuove, erano persone non conosciute nei nostri luoghi di accoglienza che quest'anno siamo riusciti ad agganciare. Nell'ambito del piano freddo, inoltre, un'altra novità arriva da Progetto Arca, un nuovo centro d'accoglienza con 25 posti per persone fragili senza dimora all'interno del centro socio-ricreativo culturale di Via Santa Monica, messo a disposizione dal Comune di Milano. Abbiamo aperto un nuovo centro, l'11° aperto durante il piano freddo, nuovi 25 posti gestiti da Progetto Arca dentro un centro socio-ricreativo culturale del comune, i cosiddetti centri anziani. E la cosa che mi ha molto colpito è che le persone del centro anziano erano contente di poter accogliere, quando loro non ci sono, quindi durante la notte, persone senza dimora. Quindi quel luogo che di giorno vede gli anziani stare insieme, ballare, avere socialità, di notte diventa un luogo di accoglienza e la mattina si ritrasforma in un luogo per le persone anziane. Mi sembra un bel modo di dare risposta a diversi bisogni sociali tenendo insieme le necessità di tutti, quindi una bella notizia. Passiamo alla politica. È stato rieletto il nuovo governatore Attilio Fontana in Regione Lombardia. Noi torniamo in diretta da Mario Fortunato proprio per parlare del prossimo vertice che invece si terrà a Pavia per definire il sostituto di Cantoni, che adesso diventerà consigliere regionale. A te, Mario. Eh sì, Giuse, è un autentico record, è stato eletto consigliere regionale con la lista civica proprio di Fontana, Lombardia Ideale, con 434 voti in tutta la provincia. Alessandro Cantoni, che è contestualmente assessore all'istruzione e alle politiche giovanili del comune di Pavia, e quindi, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ora con il passaggio in regione dovrà lasciare l'incarico. La lista ha detto chiaramente che la delega resterà nell'area della civica che si chiama Pavia Ideale, la lista sorella di Lombardia Ideale. Ne abbiamo parlato col coordinatore provinciale Francesco Mantovani, ci ha confermato che proporranno un nome extra consiglio comunale, quindi non uno dei due consiglieri, e verrà sottoposto al sindaco Fracassi quando la prossima settimana, presumibilmente già lunedì, potrebbe tenersi questo vertice e potremmo darvi finalmente anche il nome del nuovo assessore che andrà a completare la giunta. Per il momento, Giusy, è tutto. Grazie mille Mario Fortunato. Noi continuiamo con la politica, perché chiaramente dopo le elezioni noi abbiamo chiesto ai piccoli comuni se sono soddisfatti di questa nuova amministrazione. Vediamo le loro risposte. L'amplein del centrodestra alle elezioni regionali consegna al territorio più marginale della provincia, l'Oltrepò, la metà dei consiglieri pavesi al Pirellone, peraltro entrambi in odore di assessorato, anche se è probabile che solo uno otterrà un posto in giunta. L'ex deputata della Lega e assessore regionale uscente Elena Lucchini di Voghera e il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Mangiarotti. Lucchini è risultata, come noto, la candidata più votata in provincia con 7.680
voti, seguita proprio da Mangiarotti con 5.466, preferenze raccolte principalmente sul territorio di appartenenza, l'Oltrepò appunto composto in gran parte da piccoli e piccolissimi comuni, proprio come Volpara, solo 124 abitanti, dove Mangiarotti è sindaco dal 2019, o come Montescano, sempre in Valle Versa, dove il sindaco Enrica Brega, così come molti altri colleghi della zona, ha salutato con entusiasmo questa nuova rappresentanza del territorio in regione. Credo che questa volta possiamo essere più rappresentati in regione. Da come si paventa sia il sindaco di Volpara, Claudio Mangiarotti, di Fratelli d'Italia, che la consigliera regionale uscente della Lega, Elena Lucchini, credo che avranno un assessorato. Quindi direi un risultato più che soddisfacente. Di cosa hanno bisogno i piccoli comuni? Se c'è qualcosa di urgente, sono tante le cose. Hanno bisogno di tutto, perché i piccoli comuni, come hai ben visto, sono abbandonati a se stessi, perché il sindaco fa l'impiegato, fa tutto, perché ormai non... E hanno bisogno di qualcuno che possa interagire direttamente con la regione. Io ho avuto purtroppo quest'anno l'alluvione del 27 di luglio e grazie al... c'era appunto anche il Claudio Mangiarotti che ci ha accompagnato e al presidente della provincia Palli, abbiamo richiesto un incontro con la Protezione Civile e siamo stati ricevuti, abbiamo avuto anche dei risultati, quindi abbiamo bisogno di quello. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento adesso torna alle 19 con le edizioni serali del nostro TG, adesso il meteo, intanto vi auguro una buona giornata.